In questi giorni si sono concluse le attività del progetto Bibliotechiamo, un progetto rivolto ai ragazzi delle nostre scuole e a tutta la cittadinanza di Traversetolo. Il cuore di questo progetto è stato lo studio e l'analisi del carteggio Renato Brozzi d'Annunzio, conservato proprio qui all'interno del Museo Renato Brozzi, corrispondente allo studio e all'analisi della rivista L'Illustrazione Italiana, collegando i fatti storici che accadevano in Italia proprio in quel periodo. Il progetto, finanziato dal bando regionale Io amo i beni culturali, si è svolto nel centro di Traversetolo, nel suo cuore, proprio qui, nella corte Agresti, una corte seicentesca che custodisce il Museo Renato Brozzi, la nostra biblioteca, la sala consiliare e l'archivio del museo. Qua c'è il passo. Buongiorno ragazzi! Buongiorno prof! Cosa fate qui tutti insieme? Stiamo facendo una ricerca. Non potevate trovare un posto migliore davanti a questa cerva? Infatti è bellissima. Ma la conoscete la storia di questa cerva? No. Niente? Niente. E allora perché non venite su in biblioteca, che magari ci facciamo dare qualche catalogo e approfondiamo un po' la storia? Vi va? Sì! E dai allora, seguitemi. Ecco ragazzi, qui trovate ampio materiale da consultare e per avere un po' di informazioni in più. Non trovate che siamo in un posto bellissimo? Sì, prof, è proprio un posto bellissimo per studiare. Infatti io ci vengo spesso. Vedete, anche ci sono tanti ragazzi che studiano. Questa corte ha una storia molto lunga, ma la sua particolarità è che è nel centro del paese. E normalmente non siamo abituati a vedere una corte al centro del paese, ma la penseremmo dove? In campagna, dove ci sono solitamente le fattorie. Invece Traversetolo ha questa particolarità di avere proprio al centro. È una cosa bellissima. Comunque potete fare un po' di ricerca e poi potete sbizzarrirvi tra tutti questi meravigliosi libri. Storia della Corte Agresti. La Corte Agresti si è trasformata nel tempo in un luogo importantissimo per tutti noi. Tutto comincia nel 1600, con la prima abitazione esistente in corte. Allora, Don Capponi abitava la parte signorile. Oggi è il Museo Brozzi, accanto allo stabile più rustico, con stalle e fienili. Oggi è biblioteca e sala consiliare. Alla fine dell'Ottocento, nella parte rustica, fu costruita anche una stalla per bovini. Fammi indovinare. Oggi è la sala delle colonne. Ecco perché ha capitelli decorati con teste di mucche. E dove oggi c'è il piano terra della biblioteca, c'era una stalla per cavalli, che per anni fu una stazione di posta. Vi immaginate il viavai? Si potevano riposare o cambiare i cavalli dopo lunghi tragitti e vi sostavano anche le prime diligenze in servizio tra la città di Parma e i paesi dell'Appennino. Che posto importante per l'intero territorio! Ma vi rendete conto? Durante la Seconda Guerra Mondiale, la corte fu costretta ad aprire le sue porte ai presidi tedeschi, ma non si fermarono a lungo, poiché il luogo non era sufficientemente sicuro. Negli ultimi anni di guerra, invece, la corte offrì ospitalità ai partigiani impegnati sul vicino Appennino. Ma sapete perché la corte si chiama Agresti? Dal nome del commentator Bruno Agresti, che ne divenne proprietario nel 1992 e che la vendette nel 1999 al comune di Traversetolo. Nel 2005 fu inaugurato il centro civico Corte Agresti. Due anni dopo, nel 2007, fu inaugurato il museo dedicato a Renato Brozzi. Ricapitolando, la Corte Agresti si è trasformata nel tempo fino a ciò che è oggi. Un luogo importantissimo per tutti noi, con un museo, la sala consiliare, la sala delle colonne e la biblioteca. Con la sala ragazzi e la sala prescolare, piena di libri meravigliosi, tutti a nostra disposizione. E al primo piano, nell'antico fienile, la sala studio con migliaia di libri per i più grandi. Allora ragazzi, avete visto la biblioteca che è meravigliosa? Adesso io direi, visto che siamo qui, voi siete mai entrati
al museo. Sapete cosa c'è dietro le vostre spalle? No. Ma provate a leggere, scusate, Pietro. Museo Renato Brozzi. Museo Renato Brozzi. Ma qualcuno c'è mai stato? No. Quindi? Cosa ne direste di fare un saltino dentro? Entriamo a vedere che opere di Brozzi ci sono, ma attenzione alla chicca. Dentro il museo è conservato un carteggio. Attenti bene a quello che vi dico. Sapete cos'è un carteggio? No, dai, chi è che lo... Cos'è? Uno scambio di lettere. Uno scambio di lettere tra, attenti, Renato Brozzi e un suo amico, che nessuno forse sa che erano amici, nonché Gabriele D'Annunzio. E voi sapete chi era? Un poeta, uno scrittore, un romanziere, un trascinatore di folle. Questi due non erano solo un artista e un committente, ma erano due amici. E qua dentro abbiamo le lettere che D'Annunzio scriveva in risposta a Brozzi. Vi va di vedere? Originali, Vi va di vederle? Sì, sì. E allora andiamo, dai! La famosissima terza C. Ciao ragazzi! Ciao ciao! Buongiorno a tutti! Benvenuti ragazzi! Dicevo, la famosissima terza C che può fare questo percorso. È solo per voi. Allora, siete qui in questo momento per ricevere un dono simbolico, come potrebbe dire Gabriele D'Annunzio in una delle sue lettere a Renato Brozzi, un dono simbolico. Questo è un taccuino che ognuno di voi riceve adesso per disegnare. Che siate bravi o meno, non fa niente, tutti quanti proveremo, perché come vedete in questa vetrina contiene proprio i taccuini di Renato Brozzi, dove lui faceva tutti i suoi studi sugli animali, sul paesaggio, la natura, anche le ali per la vittoria alata, le ali per le else di una spada d'onore che vedete là dietro. Insomma, Renato Brozzi ha disegnato gli animali per tutta la vita e qui abbiamo dei bellissimi esempi dei suoi taccuini. Perché vi doniamo questo taccuino? Perché oggi cominciamo questo percorso che si chiama Un carteggio per volare tra arte, storia e amicizia. Adesso io qui faccio una piccolissima introduzione, perché oggi è la giornata dedicata ad Alessandra Sofisti, che vi farà vedere, ragazzi, gli originali delle lettere di questo carteggio. Perché D'Annunzio e Renato Brozzi si sono scritti per circa 20 anni. Da questo carteggio sono nati tantissime opere che il museo conserva e noi oggi possiamo vedere tutto lo sviluppo, a partire praticamente proprio dalla prima idea che poteva aver avuto D'Annunzio, che la comunica nelle lettere a Renato Brozzi. Renato Brozzi comincia a disegnare, a mettere a frutto la sua conoscenza degli animali, che vediamo anche qui raffigurati nei taccuini, e lentamente nascono le opere che in parte sono conservate in questo bellissimo museo della vostra Traversetolo. Il progetto ha visto il coinvolgimento di tutti i ragazzi della terza C e si è svolto in 3 differenti giornate. Ci troviamo proprio ora nel luogo in cui la classe, dopo un breve giro di introduzione al Museo Brozzi, ha iniziato l'avventura, la sala consigliare del complesso Corte Agresti. Alessandra Sofisti, la bibliotecaria, ha accolto i ragazzi e mostrato loro le lettere scritte da D'Annunzio a Brozzi, con le carte intestate e i sigilli in ceralacca. Non sai che emozione poter vedere così da vicino documenti dell'epoca. Dagli estratti che sono stati letti, gli alunni hanno potuto conoscere la stima e l'amicizia che legava i due personaggi, per considerarli non più solamente come il committente e l'artista, ma bensì come amici quasi fraterni. Ma c'è altro. Durante l'incontro è stata mostrata anche la biblioteca di Brozzi con le prime edizioni autografate da D'Annunzio e donate all'artista. Ieri rimasi chiuso per più ore sul libro dei vostri morti. Stanotte mi sembra di aver vegliato accanto ai 3 fratelli Cantini. Qui si parla dei morti della Prima Guerra Mondiale, perché la vittoria angolare che si trova collocata sul lato del municipio di Traversetolo è un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale.
Da Traversetolo mi sono venute tante testimonianze fraterne e io chiedo perdono di così lungo mio silenzio. Ma il nostro Renato conosce, il nostro Renato lo chiama, conosce il mio amore di voi taciturno. Esemplare è la vostra virtù e perciò voi siete degni di avere per protettrice la grande Vittoria Angolare. La vedrete risplendere di sangue ogni notte, come se ogni notte uscisse dalla fornace eroica. Verrò io stesso a rimirarla, il vostro Gabriele D'Annunzio. Questo è il libro originale proprio di Renato Brozzi che D'Annunzio ha donato, con la scritta a Renato Brozzi, un suo emulo nello sbalzare il metallo, Gabriele D'Annunzio. Vi volevo già far notare la firma, perché sulla firma parleremo e anche con Monica ci darà delle indicazioni precise su questa bellissima firma. In chiusura, i ragazzi sono diventati dei veri e propri scrittori dell'epoca per un momento, mettendo mano a calamaio e penna d'oca per fare la propria firma su pergamena in stile d'annunziano, un vero tuffo nel passato. Troviamo ancora all'interno della sala del consiglio, nella quale i ragazzi hanno conosciuto per la prima volta il signor Angelo Omodeo Salè, uno scrittore e amante astrofilo che ha donato alla biblioteca tutti i volumi della rivista L'Illustrazione Italiana, mostrando ai ragazzi alcuni contenuti legati alla figura di D'Annunzio, come la celebre impresa di Fiume che gli alunni hanno da poco studiato nella loro scuola. Anche questa giornata è stata molto ricca di emozioni. Il signor Omodeo, infatti, ha mostrato ai ragazzi alcuni cimeli risalenti alla prima e alla seconda guerra mondiale. Questo bossolo cosa ci dice? Vedete, qua dietro c'è scritto Budapest 1911. Ecco, Budapest era qui, faceva parte dell'impero austro-ungarico, quindi vuol dire che già nel 1911 si stavano pesantemente armando in prospettiva della guerra. Quando questa guerra è finita, è andata avanti, ci sono milioni e milioni di morti, nessuno si ricorderà più che nessuno si ricordava più che qual era stato il pretesto, cioè che la Serbia non aveva accettato l'ultimo punto dell'ultimatum datogli dall'Austria. Allora l'Austria dichiara guerra alla Serbia, naturalmente la Serbia era alleata alla Russia, la Russia comincia a mobilitare, la Germania prende la mobilitazione della Russia come una minaccia e dichiara guerra alla Russia, ma siccome la Francia era alleata con la Russia, la Francia dichiara guerra alla Germania e così pure l'Inghilterra, e la guerra scoppia, come vedete è latta, gli elmetti tedeschi e austriaci erano molto più pesanti, di acciaio più pesante. Ecco, là nell'Illustrazione Italiana, eventualmente possiamo andare avanti con qualche fotografia, vedete le prime schermaglie di guerra, quello il numero lì è dell'agosto, del 9 ottobre 1914, vedete avevano ancora le divise ottocentesche col berretto eccetera, dopo sono passati tutti agli elmetti. In chiusura dell'incontro, Monica Monachesi ha presentato alla classe la progettazione delle cartoline inerenti al progetto, che verranno realizzate dagli studenti e messe a disposizione della cittadinanza. Saranno incentrate sul carteggio Brozzi D'Annunzio, affinché lo si possa conoscere e apprezzare proprio come hanno potuto fare questi alunni. Per esempio, per illustrare questa cartolina vorrei che la tartaruga fosse veloce come una gazzella. Metteremo questa piccola frase nel retro, spiegheremo a chi non sa come noi del carteggio alcune cose e avremo bisogno di una tartaruga e una gazzella disegnata al tratto. E che cosa abbiamo per farci aiutare? Abbiamo semplicemente i disegni di Renato Brozzi da copiare. Secondo me se
ci mettiamo con una matita, con il nostro taccuino, a provare a copiare una gazzella, ce la possiamo fare, eh? Ci troviamo in paese dove il progetto ha avuto la sua chiusura. Ad accompagnare i ragazzi questa volta è stata la bibliotecaria Cristina Ramuschi, che in un primo momento ha mostrato al museo le opere di Renato Brozzi, di cui i ragazzi hanno letto le genesi nelle lettere. Poi li ha guidati per le vie di Traversetolo, alla ricerca dei suoi luoghi, dei luoghi legati all'artista, dalla sua casa natale alle opere monumentali da lui realizzate per il suo comune. La più celebre? Beh, la Vittoria Alata sul municipio. E sapete perché si trova proprio ad angolo? Perché doveva idealmente rappresentare l'anello di congiunzione del centro storico del paese, che tra il 1920 e 1930 era raccolto tra il comune, la chiesa e la piazza. In questo modo tutti avrebbero potuto vederla. Allora, in queste due stanze, questa e quella successiva, abbiamo concentrato, diciamo così, tutte le cose che Brozzi fa per D'Annunzio, che voi avete conoscete, le avete lette nel carteggio, no? Allora, la tartaruga Kelly, troviamo la foto qua in questa bacheca. L'avete vista dov'è? Allora, la storia della Kelly è così. La conoscete, vero? Questa tartaruga che è stata regalata ad D'Annunzio dalla Marchesa Casati Stampa, è una tartaruga centenaria, muore per una indigestione di tuberosa in una notte di plenilunio, gli dice D'Annunzio, e chiede a Brozzi di fargli la testa, la coda e le zampe. Noi abbiamo il gesso della testa, della coda e delle zampe. Allora, la cerva è la femmina di un altro suo amico cervo, e è a grandezza naturale ed è uguale, perché è la fusione dal gesso. Vi ricordate quando vi abbiamo consegnato i taccuini dentro? C'era quell'enorme gesso. Ecco, quello è stato proprio fatto con le mani di Brozzi. Da quel gesso l'amministrazione negli anni 70 ha fatto fondere questa cerva in bronzo. Ma perché? Perché questa cerva è la femmina, il maschio ha un'impalcatura di corna, è sul porto di Rodi. Attualmente, se andrete in vacanza a Rodi, all'ingresso del porto ci sono due enormi colonne, sopra queste colonne gigantesche ci sono il maschio e la femmina
di questa fusione. Sono qui. Allora, qualcuno di voi ha detto, ma l'hanno messa su stamattina che non l'avevo mai vista. No, veramente è qui? No? Leggiamo bene. No, cosa c'è scritto nel testo, ragazzi? Quinto annuale della morte, se lui muore nel 63, d'accordo, nel 68. Vedete che le ali, da una parte e dall'altra, uniscono questi due spazi temporalmente e anche visivamente, è vero? Come se fosse un tutt'uno, come se non ci fosse questa interruzione. E poi è messa nell'angolo perché questa qui non è una piazza né quadrata né rotonda e non si prestava per fare un monumento in mezzo alla piazza, perché lì in mezzo alla piazza qui non si sa bene dov'è lì in mezzo, perché ce n'è una parte piccola e una più grande, e quindi lui ha avuto questa intuizione di realizzare questo monumento che fosse di unione centrale, ma nello stesso tempo che non fosse un luogo proprio in mezzo a un luogo che non poteva essere definito metà, ecco, diciamo così. Allora, ragazzi, avete visto che abbiamo esaminato la scultura della Vittoria Angolare. Ai piedi della Vittoria Angolare, sui due lati del muro, c'è una scritta. Questa è l'epigrafe che D'Annunzio scrive a Brozzi, contenuta nel carteggio Brozzi D'Annunzio, per questo monumento. Dal carteggio D'Annunzio Brozzi, lettera del 27 agosto 1926. Mio carissimo Renato, verrai a cavallo della testuggine? La vittoria angolare la vedrete risplendere sempre, ogni notte. Lettera del 30 giugno 1931. Ti farò sorridere. Sono un cupidissimo amatore del parmense culatello. Con un T o con due? Subito, 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 tre fette di culatello. Lettera dei primi di ottobre del 1931. Sei una specie di Orfeo plastico, di continuo seguito da una torma di animali viventi. Stanotte, dinanzi alle tue gazzelle, ai tuoi cinghiali, ai tuoi elefanti e alle tue aquile, la mia malinconia ha sospirato attraverso i deserti e le selve, le giungle e le nuvole. Grazie per quella salata e rossa compattezza porcina che senza pudore tu chiami culatello. Lettera dell'8 novembre 1934. Caro e grande animaliere, da tre giorni sono in colloquio con le tue aquile, coi tuoi gatti, con le tue anatre, con le tue gazzelle, coi tuoi cani, coi tuoi porci. Me li rendo familiari e li ammaestro. Sono, da tanto, i miei soli compagni, i consolatori della mia disperata solitudine. Lettera del 20 giugno 1934. Oh, grande animaliere, voglio animali, animali, animali d'ogni specie. Lettera del 29 agosto 1936. Caro, caro amico mio, che sei il più grande animaliere dopo Pisanello. Lettera del 27 giugno 1936. Forse non sai che il tuo vivente bestiario dorato è la mia unica compagnia familiare nelle mute stanze del prigione. I tuoi animali domestici e selvatici apprendono da me a parlare in versi come nelle favole morali. Gli elefanti parlano il greco secco di Esopo, i gatti parlano il francese di Jean de la Fontaine, le aquile parlano il zigzag del fulmine. Ti abbraccio, frate. Buongiorno. Buongiorno. Lei lo sa che la Corte Agreste ospita il museo dedicato a Renato Brozzi? Sì. L'ho mai visitato? Purtroppo no, ma conosco le opere. Che cosa sa di questo artista? Questo artista ha rapporti di parentela con la nonna, la mia nonna materna. E poi ho un particolare, durante un matrimonio lui fu invitato, il matrimonio di una mia zia, e prese un piatto e lo dipinse, lo regalò. Mia zia poi alla morte lo donò al comune di Traversetolo. Grazie signora di questa interessantissima informazione. Arrivederci. E invece qui c'è Ada Zecchetti, buongiorno. Buongiorno Alberto. Sapeva che a pochi passi dalla sua bottega c'era la casa di Renato Brozzi? Certo, qualsiasi traversetolese conosce questo grande scultore, questo orafo, questo incisore che ha fatto tantissime opere e ha portato il nostro paese ad un livello molto alto.
Ok, grazie mille. Prego, arrivederci. Ciao. Buongiorno signora, lei Ciao. È di Traversetolo? Sì, sono di Traversetolo. Come mai sei qui e mi intervisti? Volevo farle una domanda. Lei sa sì? che Renato Brozzi e Gabriele D'Annunzio erano amici sì. e che nel museo sono contenute tutte le lettere originali, tra l'altro, che lo scrittore inviò all'artista? Accidenti, questa è una scoperta per me. Sapevo che erano amici, ma non così tanto. Beh, ma è un onore per me adesso, ancora di più essere cittadina traversetolese. E soprattutto perché tu hai insegnato una vecchietta come me. Quindi vedi, devi impararci, da imparare sempre. Ti ringrazio molto. Di nulla, signora. Ciao, buon pomeriggio. Arrivederci. Ciao. Lungo il percorso abbiamo capito che se guardiamo alla bellezza della natura e dell'arte che sappiamo creare per amarla e tutelarla, e se volgiamo lo sguardo alla storia per capirla profondamente, diventiamo migliori e ci mettiamo le ali. Ci auguriamo che questo progetto possa diventare una linea di intervento permanente per far conoscere a tutta la nostra cittadinanza e soprattutto ai ragazzi ciò che di meraviglioso si custodisce qui, nelle nostre biblioteche, nei nostri archivi e nei nostri musei.